Un saluto a tutti gli amici in linea e benvenuti in questo ultimo appuntamento col Matched Betting, o meglio, l'ultimo appuntamento dei bonus di benvenuto di Eurobet. Purtroppo la tragica notizia della scomparsa di Davide Astori ha fatto slittare giustamente la giornata in programma di Serie A e quindi non mi è stato possibile farvi vedere in presa diretta l'ultimo passaggio per quanto riguarda lo storno del bonus di Eurobet e quindi l'ho riassunto in grafica. Ovviamente a livello personale andrò a cercarmi degli altri eventi, però prima ovviamente devo andare a riscuotere le giocate perché di fatto non sono state possibili concluderle in un modo o nell'altro per via del rinvio della giornata di Serie A in programma quest'oggi. Vediamo ai passaggi. Allora, registrarsi ad Eurobet è il punto principale, perché altrimenti non si può fare ovviamente tutto il resto. Quindi registrarsi e segnarsi la data di registrazione. Versare poco più di 400 euro, ad esempio 410 nel conto di Eurobet. Giocare i 410 euro su Eurobet su alcune partite, ad esempio 6 con quote di punta tra 1,55 e 1,95. Numero 4, azzerare il rischio bancando le puntate fatte su Eurobet su un exchange come Betflag o Betfair, quindi valutate quale tra Betflag e Betfair ha le quote migliori, o puntando il segno opposto su un altro bookmaker e anche lì andate a cercarvi la quota migliore. Online, e arriviamo al punto 5, ci sono tanti strumenti che riescono a segnalarvi le partite migliori da poter giocare, da poter quindi arrivare ad attenzionare per quanto riguarda il bonus di Eurobet e non solo il bonus di Eurobet, quindi valutate per filo e per segno, ecco, gli strumenti che vi vengono dati online. Punto 6, al termine delle scommesse su Eurobet, maturate il bonus di 200 euro ed è un accredito che vi arriva, attenzione, non dopo le giocate, ma vi arriva al settimo giorno dalla data di registrazione, per quello che vi dicevo di segnarvi la data di registrazione, perché questo è un bonus che non vi arriva prima, non vi arriva in mezz'ora, non vi arriva in un'ora, vi arriva al termine del settimo giorno dalla data di registrazione. Accredito al settimo giorno. Attenzione, punto 7, il bonus non è subito prelevabile, ma deve essere rigiocato, quindi non c'è un passaggio netto e diretto subito. I passaggi sono due. Il primo passaggio è quello che abbiamo appena descritto, che ho appena descritto. Il secondo passaggio è quello di rigiocare il bonus di 200 euro, ovviamente sempre azzerando il rischio, come è successo nella prima tornata di giocate, e dopo questo avete completato il percorso. Quindi, ovviamente, vi rimane in tasca non proprio 200 euro netti, magari 170, 180, 190, a seconda poi dei casi, delle vostre giocate, del buon calcolo che avete fatto, dello strumento, degli strumenti che ci sono online appositi in tal senso. Però, come vedete, i passaggi sono due, non ce n'è solo uno, e i 200 euro non sono 200 euro che potete prelevare subito, ma dovete rigiocarli. Quindi non è un bonus subito prelevabile, è un bonus di gioco che deve essere rigiocato nuovamente. E quindi, una volta terminato anche il secondo filone di scommesse, finalmente potete avere la differenza, ripeto che sarà tra i 170 e i 190 euro a seconda dei casi. Ed è un vero e proprio credito a quel punto. Questo è tutto l'iter, questi sono tutti i passaggi che dovete fare per quanto riguarda il bonus di benvenuto di Eurobet. Quindi,
Spero che vi sia utile questo video. Non c'è da fare solo unicamente un passaggio. Come detto, inizialmente bisognerà giocare i 410 euro su Eurobet su alcune partite, ad esempio 6, con quote da 1,55 a 1,95. Andiamo ad azzerare il rischio bancando le puntate fatte su Eurobet su un exchange come Betflag o Betfair, o puntando il segno opposto su un altro bookmaker. Questo è il primo passaggio e lo potete fare al meglio consultando gli strumenti online per l'azzeramento dei rischi. Quindi io l'ho fatto vedere negli scorsi video a mo' di indicazione, per intenderci, ma ci sono degli strumenti online che vi semplificano notevolmente la vita. Al termine delle scommesse su Eurobet, maturate il bonus di 200 euro. Questo bonus non vi viene dato, girato, stornato subito nel vostro conto. Vi viene dato al termine del settimo giorno dalla data di registrazione. È un bonus di gioco, quindi il bonus non è subito prelevabile, ma deve essere nuovamente rigiocato. Rigiocate quindi il bonus di 200 euro, azzerando il rischio come è successo nella prima tornata, e dopo questo avete completato il percorso. Quindi il bonus di Eurobet è un bonus reale, necessita di due passaggi come avete visto, ma è assolutamente un bonus reale ed è un bonus molto interessante da riscattare. È tutto per quanto riguarda questo focus, questa analisi investigativa sui bonus di benvenuto di Eurobet. Sono assolutamente ottimi, è un gran bel bonus, però ovviamente è utile e importante narrare tutti i passaggi senza tralasciare nulla. Io vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente vi do appuntamento ai prossimi video che riguarderanno il match betting eventualmente. Per il momento è tutto, un saluto, a presto.